qua al Parco Forlanini, che è uno dei polmoni verdi del Municipio 4, al termine di una lunga biciclettata che è partita da Cascina Nosedo, è passata per l'area di Porto di Mare, Rogoredo e attraversato buona parte del territorio del municipio, una bella manifestazione ecologista che abbiamo voluto organizzare come Municipio 4 insieme a tante associazioni del territorio, dalla GREM a Arte da Mangiare, tante altre che hanno collaborato a questo progetto per sensibilizzare le persone all'utilizzo e a vivere il territorio e a conoscere meglio le opportunità anche dal punto di vista della natura, dei parchi, del verde, dei nostri quartieri. E poi anche per accendere riflettori su un elemento di grande ricchezza del nostro territorio che è il fiume Lambro. In Bici Insieme nel Verde è un'iniziativa che è stata promossa dall'Osservatorio per il fiume Lambro Lucente e realizzata nell'ambito di Milano Green Week e Milano Bike City. Scopo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare l'amministrazione perché venga costruito questo ponte sull'Lambro che dal 2000 stiamo aspettando. Abbiamo coinvolto la scuola Pezzani in questo discorso ed è venuta fuori una manifestazione di cui sono molto soddisfatto. Con la scuola Pezzani prossimamente verranno coinvolti i ragazzi per fare una coprogettazione di un percorso sull'Lambro fatto con noi e con l'università e successivamente diventeranno organizzatori di una biciclettata sull'Lambro l'anno prossimo. L'Istituto Comprensivo Pezzani ha aderito a questa bellissima iniziativa dell'Osservatorio per il Paesaggio Parco Lambro Lucente. Con loro anche collaboriamo altre iniziative di carattere didattico ed è riuscita proprio perché nella scuola abbiamo un gruppo di genitori, insegnanti, dirigenti e personale che si impegna proprio per i ragazzi e poi in sé perché siamo per l'ambiente, siamo per l'integrazione. Questo è un progetto che noi abbiamo iniziato circa un anno fa e quando dico noi intendo dire Arte da Mangiare, Mangiare Arte, che è un'associazione culturale nata a Milano presso l'Umanitaria 23 anni fa. E il nostro, diciamo, compito è quello di mettere l'attenzione attraverso l'arte alle cose che vanno e quelle che non vanno. Il Forlanini è diviso in due dal fiume Lambro, per cui per noi è una cosa importante che le autorità possano fare un ponte che possa poi andare dall'altra parte, in modo tale che le due parti del Forlanini possano essere naturalmente percorribili stando all'interno degli spazi.